Una buona serata, ben ritrovati a microfono aperto e cominciamo questa puntata con un ospite che abbiamo piacere di avere qui nei nostri studi, il neo vice sindaco della città di Imperia, l'avvocato Giuseppe Fossati. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Vice sindaco e assessore all'urbanistica, due incarichi importanti per un amministratore che comunque un po' di esperienza ce l'ha, non sì. È proprio un novizio, in giunta c'è già stato, non è mai stato vice sindaco, ecco. No, quella è un'esperienza nuova. Esatto, sì, io sono, questo sarà il quarto mandato amministrativo, e ho fatto già l'assessore, come lei ricordava, ho fatto il capogruppo di maggioranza, ho fatto negli ultimi 5 anni il capogruppo di minoranza e devo dire che è stata una bella esperienza anche quella, perché la minoranza ha assolutamente una sua dignità, ha un suo ruolo importante ed è stato anche un bagno di umiltà per chi è sempre stato in maggioranza, come precedentemente ero stato io. Fare un po' di minoranza fa bene. Fa bene. È curioso sentirlo dire da chi l'ha vissuta, sì, sì. Anche se lei comunque in opposizione diciamo non è mai stato zitto, voglio dire, non è che ha lasciato passare le cose dicendo tanto siamo in minoranza, contiamo nulla, no? Mi pare che ogni tanto i pugni sulla scrivania, la battuta. Ma assolutamente sì. Lo scranno. Come dicevo, la minoranza ha un ruolo importante, che è un ruolo di controllo, un ruolo di vigilanza, di pungolo dell'amministrazione, e quindi quando ho avuto quel ruolo ho cercato di farlo al meglio. Poi sono i cittadini che dovevano giudicare se l'ho fatto bene o male. Io ho messo tutto me stesso anche in quel ruolo, come lo metterò in questo ruolo. Ecco, perché qualcuno dice però è più facile fare opposizione, perché sollevare una critica o magari dare qualche idea anche oltre alla critica sulla risoluzione di un problema è una cosa, doverli affrontare e risolvere i problemi è tutt'altra storia, no? Fare anche i conti con la burocrazia, per esempio con la Corte dei Conti che vi dice fermi, il bilancio non si tocca, fino a fine anno solo l'indispensabile, no? Non è uno scherzo. Sicuramente sì, cioè l'opposizione indubbiamente è più facile, perché su qualsiasi dossier, su qualsiasi pratica è anche relativamente facile, se si ha un po' di esperienza, trovare delle criticità, perché la perfezione non esiste in nulla, non è di questo mondo, ma in men che mai nell'amministrazione. Amministrare è molto più difficile, perché ti devi anche confrontare con i vincoli di bilancio, soprattutto i vincoli giuridici, le difficoltà anche burocratiche delle pratiche. Visto da fuori sembra tutto molto facile, si fa preso a criticare da fuori o dai banchi dell'opposizione, è più difficile dare delle risposte dai banchi dell'amministrazione sicuramente. Poi in questo momento, come giustamente diceva lei, è particolarmente difficile perché abbiamo una situazione molto molto difficile di bilancio. Io l'ho detto quando abbiamo vinto le elezioni, non mi sentirete dire in questi anni è colpa di quelli di prima, perché io me lo sono sentito dire per 5 anni, secondo me è un discorso inaccettabile. Quando si ci candida alle elezioni si conosce o si dovrebbe conoscere la situazione, io la conoscevo, noi la conoscevamo, e quindi non diamo colpa a quelli di prima. Sapevamo che situazione avremmo trovata, quella è la situazione, diciamo che è una situazione molto difficile e dobbiamo lavorare per migliorarla. Anche perché poi, vabbè, voglio dire, un conto è il discorso politico, un conto oggettivamente capire veramente reali responsabilità o una situazione che si può creare anche per tagli. Insomma, non sentiamo nessun ente pubblico che festeggia perché ha tanti di quei soldi che non sa dove metterli, voglio dire, oggi. Purtroppo oggi. No, purtroppo in Italia oggi credo che la situazione dei comuni o comunque degli enti locali in generale sia tutta molto simile. Come l'Imperia ha delle specificità, perché aveva dei problemi e ha dei problemi di bilancio molto particolari legati a crediti di difficile esigibilità. Se ne parla, gli 8 milioni volte, di euro di Amat. Gli 8 milioni dire. Di euro di Amat, chi ci ascolta può immaginare come se avesse un credito di questa importanza nei confronti di un suo debitore e a un certo punto si rende conto che è difficile, se non impossibile, incassare quel credito. Sì, per dirla tutta bisognerebbe dire, basterebbe che Rivieracqua, come sta nelle cose, dovrebbe stare nelle cose, si prendesse gli asset, cioè la struttura di Amat, pagandola quello che deve pagare, voilà che il debito è bello che risolto. Ma Rivieracqua ha qualche problema. Quindi vedo, 6 milioni di buco, voglio la di vedo perdita, quello scenario lo vedo abbastanza improbabile, ma non oggi, lo vedevo improbabile anche prima. L'errore a mio avviso è stato quello di far crescere il debito di Amat a questa entità, perché
è il debito che è esploso letteralmente negli ultimi 5 anni, perché Amat ha sempre avuto un rapporto di debito nei confronti del comune, aveva anche dei crediti, però era nell'ordine di 1 milione di euro, 900 mila, che è una cifra importante, ma non sono 8 milioni. Cioè, in questi 5 anni letteralmente anche se hanno cominciato a versare qualche soldo, se non erro, qualcosina hanno cominciato a versare, però anche Amat è in grossa difficoltà, perché Amat lavora in perdita in questo momento, cioè sostanzialmente Amat perde grosso modo 1 milione di euro l'anno, perché con le tariffe bloccate non gli hanno autorizzato l'aumento delle tariffe, esatto, cosa che invece è stata autorizzata per esempio ad Amai, Amat questo non è, e questo ha ricaduta, crea moltissime problematiche sulle manutenzioni, sulle riparazioni della condotta, vediamo, le condotte si rompe continuamente, ma è colpa o non è colpa di Amat, è colpa del contesto generale, nel senso, se Amat non ha le risorse per fare le manutenzioni, è evidente che una cosa, qualsiasi attrezzatura, se tu non fai manutenzione, prima o poi si rompe. Sì, diciamo che chi ha amministrato nel passato ci doveva pensare, attraverso Amat, magari investire di più nelle strutture, perché oggi non si può dire Amat investi qualche milione di euro nelle strutture, bisognava magari nel passato avere una strategia di questo tipo sulle condotte, sia fognarie che idriche. Questo non si è fatto. Oggi Amat è una società che dovrebbe andare, come dire, a scomparire, e quindi è inutile nemmeno pensare che possa metterci dei quattrini. Tra l'altro, il suo primo atto da vice sindaco, proprio quando si dice la fortuna, no? Trovato il momento che il sindaco era assente per 2 giorni, e quei 2 giorni, che cosa succede? Tanto per cambiare, si rompe la condotta al Prino, veramente la foce del Caramagna, troppo pieno delle fogne. Il suo primo atto è stato il divieto di balneazione. Divieto di balneazione, ecco, mi dà l'occasione per magari chiarire un po' la situazione, perché tecnicamente non è stata una rottura, è stato sostanzialmente un troppo pieno. Sì. I problemi di queste condotte sono, nello specifico, in quella zona, che per motivi legati alla caratteristica, al sito dove sono posizionate, finiscono per riempirsi di sabbia, di pietre, di materiale vario. Questo sostanzialmente va a ridurre la luce della condotta, e quindi va a ridurre la portata della condotta. È evidente che se la condotta ha una portata ridotta e c'è un eccessivo afflusso di liquidi, si va nel troppo pieno, fuoriesce dalla condotta, dai tombini, in questo caso la fognatura. Quindi non è che si è rotta la condotta, la condotta era piena di altre cose. Torniamo al discorso di Amat, un discorso qui non di manutenzione straordinaria, ma di manutenzione ordinaria. Le condotte devono essere pulite. Qui le condotte non sono state pulite, o non sono state pulite adeguatamente. Era da maggio, mi risulta, che gli uffici invitavano Amat a provvedere a questa pulitura, per problemi probabilmente legati anche a difficoltà economiche di Amat. Non è stato fatto. A luglio si è verificato quello che si è verificato. A seguito di questa fuoriuscita abbiamo chiesto l'intervento di Amat. Io ho dovuto firmare, come era giusto fare, a tutela della salute dei cittadini. Per forza, anche se un secchio di fogna che si gira in mare, i colibatteri ci sono, l'ARPA li rileva, e a quel punto lì non c'è niente da fare, scatta il divieto di balneazione. Amat è intervenuta, ha pulito le condotte in modo, speriamo, efficace, siamo certi efficace, quindi finito questo lavoro, fatti tutti i passaggi di legge per verificare tramite ARPA che l'acqua è nuovamente balneabile, è stato revocato il divieto di balneazione, e confidiamo che questo problema non si riproponga almeno per l'estate, almeno per l'estate. Perché purtroppo anche lì c'è un altro problema burocratico e tecnico, no? Perché lo sversamento si verifica oggi, subito le analisi chiaramente sono positive alla presenza di colibatteri, ma per avere un'analisi bisogna aspettare qualche giorno, si provvede, si interviene, magari domani alla stessa ora è già tutto risolto. Ma bisogna attendere le analisi negative. No? Ma anche lì un chiarimento che ci tengo a dare. Non è che ARPA l'impegna 48 ore, si è parlato delle famose 48 ore dal prelievo prima di avere il risultato dell'analisi, perché ARPA ci dorme sopra. È proprio una questione tecnica, va fatta una cultura dei batteri, e bisogna aspettare 48 ore per capire se quell'acqua è inquinata o meno. Quindi necessariamente il divieto di balneazione deve rimanere al minimo 48 ore. Fatta questa verifica a lunedì scorso, passate le 48 ore, è arrivato l'esito, immediatamente è stato revocato il divieto di balneazione. Ecco, lei dimostra anche un po' una conoscenza tecnica di questo settore, che è un po' un rischio, perché in questo periodo, per lei dico, nel senso che in questo periodo è vacante l'assessorato all'ambiente, nelle mani del sindaco,
Però immagino che prima o poi dovrà essere assegnato. No? Beh, appunto, non è vacante, nel senso che nelle mani del sindaco, che è la persona più competente. Non è che può fare tutto lui, voglio sì, dire. No, anche se potrebbe anche far tutto lui se volesse. Beh, anche lui ha i suoi limiti, non di preparazione, ma di tempo necessariamente. Beh. Quindi non lo so quali siano le intenzioni del sindaco. Può essere che, l'ho letto anche oggi sul giornale, che magari pensi poi di assegnare col tempo, nel momento che riterrà opportuno, questa delega a un altro assessore. Perché ovviamente il sindaco si deve occupare di grossi dossier che si trova sul tavolo sui temi più variegati, e l'ambiente richiede un impegno puntuale giornaliero che il sindaco sta assolvendo al meglio, ma che ovviamente lo sovraccarica di attività e di impegno ulteriore rispetto a quello che già ha, che è veramente notevole. Ecco, a proposito di sindaco e giunta, come vi siete trovati in questi primi incontri? Perché lei ad esempio ha dell'esperienza, ci sono degli assessori che potremmo definire novizi, no? Voglio dire, proprio alla primissima esperienza addirittura politica, non solo amministrativa, di tutti i punti di vista. Ma sì, è un'amministrazione questa, da questo punto di vista, molto giovane. Ma secondo me anche anagraficamente, se andiamo a fare la media, probabilmente è molto giovane. In giunta direi che abbiamo esperienza amministrativa, ovviamente il sindaco, io direi l'assessore Volpe e l'assessore Vassallo. Gli altri assessori, se mi fa fare mente locale, direi che nessuno ha avuto non solo esperienza in giunta, ma proprio non ha avuto esperienza amministrativa. Sono però persone che hanno una grande esperienza di vita, sono professionisti affermati, persone molto preparate, che quindi stanno affrontando i problemi con grandissimo entusiasmo, e devo dire si esprime un clima veramente molto buono, di grande collaborazione, di grande amicizia che si è creata in campagna elettorale. Non vi siete ancora scornati? No, assolutamente no, anche perché poi c'è la regia del sindaco, che ovviamente è un uomo di grande carisma e di polso e quindi dire. Riesce a tenere tutti nei giusti canali, con un giusto comportamento reciproco, come giusto che sia. Fossati, dal punto di vista politico c'è un po' una stranezza in questo Consiglio Comunale, perché voglio dire, in un mondo normale la fotografia del Consiglio vedrebbe una maggioranza abnorme, quasi bulgara, guardando i volti delle persone che sono sedute lì, e invece non è così. Ci sono queste due anime nel centro-destra, una che governa con Claudio Scajola e l'altra che è all'opposizione. Ma guardi, a me piace dire, ma non perché mi piace dirlo, ma perché ne sono convinto, la nostra non è un'amministrazione centrodestra, la nostra è un'amministrazione civica. È evidente che molti, perché poi se andiamo a vedere dei consiglieri comunali, o dicevo prima in giunta, provengono dall'area centrodestra, ma i consiglieri comunali probabilmente su 20, 15 quantomeno, ma forse anche di più, non sono mai stati in consiglio comunale. Sicuramente sono persone di area centrodestra, quello senza dubbio, però il quadro politico in cui ci siamo presentati e ci vogliamo proporre la città è veramente civico. È evidente, fa un certo effetto per me, che ormai sono 15 anni che sono lì, vedere i banchi dell'opposizione, vedere ad esempio... Lei ci ha amministrato, insieme a quelli che... Ma poi vedere Forza Italia ridotte a due consiglieri comunali fa un certo effetto. Anche vedere il PD ridotto a due consiglieri comunali fa un certo effetto, devo dire. Certo. C'è una minoranza che storicamente è sempre stata di un colore piuttosto che di un altro, invece adesso anche la minoranza è frazionata in gruppi di tutto sommato di non particolare consistenza. È sparita dal Consiglio la sinistra più estrema. È sparita l'estrema sinistra, e devo dire, benché sia notorio che io ho tutt'altra idea rispetto all'estrema sinistra, sono scesi a un consigliere, ed è un peccato questo, sull'estrema sinistra, perché io dico, io sono stato all'opposizione 5 anni con Grosso, che ovviamente aveva il suo ruolo. Se lo dice lei, voglio dire che... Però, dicevo prima, l'opposizione ha il suo ruolo, quindi anche un'opposizione di sinistra, attenta a certi temi, che incalzi la maggioranza su certi temi, è importante, sarebbe importante averla, perché hanno delle sensibilità politiche che magari altre forze politiche di opposizione non hanno, quindi sarebbe importante averla. Questo è quello che hanno deciso gli elettori, e quindi l'elettore ha sempre ragione, e quindi questo è il quadro che la città di Imperia deve avere, perché così hanno deciso i cittadini. Abbiamo visto anche un'inquadratura del Presidente del Consiglio, abbiamo avuto occasione di ospitare anche lui, Pino Camiolo, che è stata fatta una scelta, poi tra l'altro votata all'unanimità, comunque di una
di una figura di persona sicuramente moderata e anche lui con grande esperienza di consiglio comunale. Di grande esperienza, moderata, di grande equilibrio. Io penso che Camiolo sarà un ottimo presidente del Consiglio, ha tutte le caratteristiche per esserlo, e quindi credo che quel ruolo si attagliasse perfettamente alla sua figura. Infatti è stato votato all'unanimità, devo dire con parole di apprezzamento anche da parte della minoranza, e questo personalmente mi ha fatto molto piacere, come sicuramente ha fatto piacere a lui. Senta, ovviamente nel quello che noi chiamiamo in gergo sottopancia abbiamo scritto Giuseppe Fossati, vice sindaco di Imperia, per motivo anche tecnico di spazio, ma se avessimo una seconda riga dovremmo mettere anche assessore all'urbanistica. Eppure quello non è uno scherzetto, è una cosa. Il sindaco, tra l'altro, avevamo avuto abbastanza gioco facile a ipotizzare questo assessorato per Fossati, perché Scajola, prima di annunciare la giunta, aveva detto: beh, per l'urbanistica ci vuole una persona che si occupi di materia giuridica, conosciuto, un professionista imperiese, conosca il territorio, insomma, Giuseppe Fossati, eccolo qui. Però è sempre un argomento un po' spinoso, un po' delicato, quello dell'urbanistica. A Imperia, in campagna elettorale, ci sono state anche battutacce, a volte scivolate, sul discorso del cemento, dei mattoni, una storia che si ripete. Allora, l'urbanistica è un ambito molto delicato per gli interessi economici che ruotano intorno al settore, però anche un ambito molto interessante, anche perché riguarda lo sviluppo della città, lo sviluppo di oggi, ma soprattutto di domani, per quanto riguarda questa amministrazione, perché i vostri ascoltatori sanno, il piano regolatore di Imperia era stato adottato nel 94 addirittura e approvato nel 99, sono passati quasi 20 anni, è scaduto da più di 10 anni, quindi la programmazione urbanistica, che vuol dire lo sviluppo della città, cioè come vogliamo che si sviluppi la città, non solo sull'edilizia privata, quindi dove costruire una villetta piuttosto che un palazzo, ma anche dove fare delle strade, dove fare dei servizi pubblici, dove fare le scuole, dove fare delle strutture sportive e quant'altro, quella programmazione è ampiamente superata. Bisogna studiare l'Imperia dei prossimi 20 anni, quindi è una grande sfida, ma bisogna anche gestire l'oggi, perché il piano regolatore oggi c'è, e quindi bisogna fare in modo che venga applicato al meglio. Bisogna anche fare, e forse di qui il ruolo affidato a un avvocato, fare anche un'attenta valutazione anche giuridica di cosa è stato fatto e cosa bisogna fare, perché l'urbanistica vuol dire sì programmazione dal punto di vista urbanistico, ossia di studio di pianificazione del territorio, ma anche valutazioni giuridiche di applicazione delle norme, dei piani regolatori vigenti, di quello che si farà, di che tipo di norme andare ad applicare. Normalmente nei team che di solito vengono incaricati di studiare un piano regolatore, molto spesso c'è anche un avvocato, proprio perché poi bisogna scrivere, certo, le norme che disciplinano la disciplina urbanistica, appunto. E quindi, anche quell'argomento, Fossati mi perdoni, che quando lo traduciamo a livello di chiacchiera da bar viene sempre fuori, ma tanto poi ci sono gli amici degli amici, i soliti noti, ecco, se quel terreno lì ce l'avevo io non ci costruivo neanche un galinaio, invece adesso ci faranno 3 ville, no? Cioè, questi, voglio dire, sono i discorsi che inutile che facciamo finta di non conoscere, li sentiamo abitualmente. Ecco, finché sono dicerie va tutto bene, l'importante è che poi nella realtà ci sia un rispetto giuridico, istituzionale, ma anche un rispetto della gente, che ognuno possa avere uguali diritti. Ma infatti il mandato che io ho ricevuto dal sindaco, e lo ringrazio, e l'ha detto pubblicamente più di una volta, è un mandato anche di garanzia, e mi si consenta anche di controllo per certi versi, no? Certo. L'abbiamo detto in campagna elettorale, noi siamo aperti a tutti contro nessuno. Questo cosa vuol dire? Che per noi i cittadini sono tutti uguali. E quindi le norme si applicano, si fanno rispettare le norme, senza favoritismi, senza nemmeno voler danneggiare nessuno, ma applicando le norme che ci sono, l'interesse solo, l'interesse della città, l'interesse dei cittadini. E quindi questo è il mandato specifico che mi ha dato il sindaco, il mandato che io intendo applicare in modo rigoroso. E per il resto Fossati cambia ulteriormente, diciamo, la sua vita anche privata e professionale con questo duplice incarico importante? Eh beh sì, indubbiamente è una grande soddisfazione, perché lei sa, io ho una grande passione per la politica, poi per l'amministrazione della città in particolare, io tengo molto a questa città, la amo molto, come tutti quelli che sono in consiglio comunale,
e quindi, altrimenti non avrebbe fatto l'opposizione battagliera, voglio dire. Quindi poter avere un ruolo defilato, importante nell'amministrazione della città per me è un grande onore ed è un grande piacere. È evidente che richiede un impegno personale importante, la mia vita, nel senso il mio lavoro è un altro, non posso certo trascurare il mio lavoro, non posso certo trascurare i miei clienti, però ho trovato il modo di organizzarmi anche nel mio studio professionale in modo da poter seguire tutte le due cose col giusto impegno, con la giusta attenzione che richiedono. Beh, a questo punto che dire, buon lavoro vice sindaco, assessore urbanistica di Imperia Giuseppe Fossati, nostro naturalmente un arrivederci a presto, un primo approccio a un mese di amministrazione, perché poi quello proprio più o meno oggi al tempo. Direi che facciamo un mese, abbiamo fatto già tante cose in un mese, tante cose, i cittadini se ne sono resi conto e devo dire anche i turisti, perché con piacere l'altro giorno mi ha chiamato un'amica che viene spesso in vacanza a Imperia di Bergamo, Lombarda, e dice, ma si è visto che è cambiata l'amministrazione, ho trovato le vie che frequento di solito più pulite, i ciottolati aggiustati per scendere la marina dal Parasio, e quindi si è visto subito che è cambiato qualcosa. Questo fa piacere, perché noi Imperia la viviamo tutti i giorni e quindi magari le cose che abbiamo sotto gli occhi le notiamo meno, chi viene da fuori ha visto già un cambio, e dalle piccole cose alle cose medie, alle cose grandi, io credo che Imperia cambierà molto in questi 5 anni. Io ho grande fiducia in questo sindaco, in questa amministrazione, e tutti daremo il nostro meglio perché avvenga. Anche se qualche discussione l'avete già un po' suscitata, però non è il suo campo, non è il suo settore, non ne parlavo per quello, perché sulla viabilità fra via Cascione, via Santa Lucia, adesso il semaforo di via Bonfante, c'è un po' di dibattito, perché poi non dico che ci sia solo critica, perché ci sono anche persone che sostengono ciò che l'amministrazione sta pensando di fare o ha fatto, e ce ne sono tante altre però che hanno idee diverse. Ma sicuramente, poi io dico sempre, non si può piacere a tutti, l'importante è agire al meglio, agire nell'interesse dei cittadini. Su via Santa Lucia secondo me è stata fatta una bella operazione, quando ho letto le polemiche sono andato a vedere come è stato realizzato e devo dire è stato fatto un ottimo lavoro. Chi la critica quell'operazione o ha delle perplessità, l'invito veramente, prendete lo scooter, andate a piedi, le macchine a verificare, ma sono messe, non è che non ci sia il marciapiede, c'è il marciapiede da una parte e dall'altra, si è sicuramente occupato un marciapiede con le macchine per consentire di avere un sedime stradale che consenta il doppio senso, ma dall'altra parte c'è assolutamente un marciapiede più che idoneo, non è che le persone vadano per la strada perché un marciapiede è occupato. Io credo che lì si sono contemperate bene le esigenze dei residenti con quelle della sicurezza e della viabilità. Non per niente abbiamo ricevuto i complimenti del comitato Santa Lucia, e poi me lo consenta Pomati, era una promessa elettorale. Promesse elettorali non sono parole al vento, quando si piglia degli impegni bisogna mantenerli. Noi l'abbiamo detto chiaramente, il sindaco l'ha detto chiaramente, se vinciamo affronteremo questo tema. Giustamente è stato affrontato ed è stato risolto esattamente come era stato promesso in campagna elettorale. Quando leggo queste critiche dico, ma voglio dire, forse abbiamo veramente cambiato modo di far politica, nel senso che facciamo le cose che abbiamo detto che avremmo fatto. Se questo vuol dire cambiare modo di far politica, meno male che abbiamo cambiato modo di far politica. I cittadini lo sappiano, quello che abbiamo detto in campagna elettorale, il sindaco ce lo ripete in ogni giunta, non erano parole al vento, le promesse che abbiamo fatto le manterremo tutte, o comunque faremo in modo di cercare di poterle mantenere tutte. Grazie a Giuseppe Fossati, vice sindaco di Imperia e assessore all'urbanistica del comune capoluogo. Grazie. Arrivederci, grazie, buona serata, arrivederci. E un saluto anche al pubblico. Arrivederci.